Casi Covid altalenanti, diciamo in Abruzzo, in provincia, nel comune di Teramo in questi giorni, però insomma le richieste al centro operativo comunale non sono tantissime. State valutando una rimodulazione, una chiusura? Diciamo che il COC è aperto, continua ad avere quell'orario di apertura dal lunedì al venerdì 8-12.30, ma con la consapevolezza che le telefonate che sono arrivate sono di numero ridotto e che ci sono alcune persone che in particolare diciamo, la fanno da padrone, cioè che sono quelli che maggiormente ci chiedono una collaborazione e un sostegno. Stiamo ragionando con il sindaco, con l'amministrazione, su come gestire questa apertura, perché ovviamente i volontari hanno degli impegni e in questa fase lavorano, per cui C'è anche un costo, no? Diciamolo che c'è un costo. ma il costo è relativo, perché il costo, voglio dire, nell'interesse del sociale, nell'interesse di fare dei servizi per i cittadini, il costo è relativo. Il discorso è che tenerlo aperto in una condizione dove arrivano tre telefonate, quattro telefonate, cinque telefonate, potrebbe essere assorbito dall'ufficio direttamente e quindi evitare questa situazione. Nella consapevolezza che però se ci sono dei servizi da effettuare, li facciamo effettuare indipendentemente dall'apertura del COC. Quindi stiamo ragionando, stiamo vedendo, troveremo una soluzione nei prossimi giorni che poi comunicheremo alla città e ovviamente anche attraverso ordinanze, perché l'apertura del COC ha previsto un'ordinanza di apertura e quindi nel caso ci fosse una chiusura ci sarà un'ordinanza di chiusura. Soddisfazioni da questa app Comunicatera? Lo stanno scaricando i teramani? Vi arriva La, qualche input la, nuovo? allora, l'app io continuo a chiedere sempre a tutti i cittadini di scaricarla perché ha un significato, ha una rilevanza notevole nella comunicazione di fattori, diciamo, di notizie inerenti alla protezione civile e non solo. L'app ha avuto sicuramente un grandissimo successo, l'abbiamo utilizzata per mille fattori, compreso lo screening sanitario, per cui invito ancora una volta chi non l'avesse scaricata di scaricare l'app Comunica Teramo, che è totalmente gratuita e serve semplicemente ad avere un contatto diretto con l'amministrazione comunale, oltre a conoscere il piano di protezione civile che tecnicamente potrebbe esserci utile in un caso di emergenza, in un caso di allarme. Per cui chi non l'avesse fatto lo può fare tranquillamente e speriamo che i cittadini siano sempre più numerosi.